girando velocemente dall'ultima curva, saranno gli ultimi 150 metri che porteranno uno di loro alla vittoria nella decima edizione del trofeo comune di Breno. Sfidiamo gli 250 metri, non è ancora partito lo sprint, ai 250 metri sono ancora tutti insieme, vediamo il direttore di corsa, ci sta facendo l'ok che tutto è perfetto. Nelle prime posizioni in maglia della Ferrari Montecarense, è partito lo sprint, eccoli, stanno per concludere. Gabriel Cominelli, grandissima volata, grandissima vittoria nel trofeo comune di Breno in casa. Sì, molto, molto importante questa vittoria, soprattutto perché avevo perso un po' di speranza dopo che due volte non sono neanche arrivato nei 10. Una corsa tirata si è risolta comunque con la volata finale sullo strappo che porta verso l'arrivo. Sì, era partito Domenico Mandarino ai 300 metri, da lì abbiamo iniziato a spingere. A un certo punto, ai 100 metri, ho visto che non avevo nessuno in parte e ho capito che ormai avevo vinto. A chi lo dedichi? A mio nonno, che è al momento in ospedale.